Ben ritrovati dopo la pausa del mercoledì delle ceneri, come diceva Domenico prima. Siamo oggi al quinto incontro di questo corso introduttivo alla Catechesi del Buon Pastore. L'ultima volta e anche la volta prima, il tema di cui abbiamo parlato di più, di cui Francesca ci ha parlato di più, è stata la formazione del catechista e il ruolo del catechista nella relazione col bambino. L'esperienza del bambino nell'ascolto della parola e un po', perché è proprio un punto nevralgico questo del ruolo del catechista, in che posizione porsi nel triangolo fra, il bambino, Dio e, il catechista stesso. Bene, allora oggi riprendiamo e come anche abbiamo fatto l'altra volta, Francesca risponderà a delle domande che sono state poste. Se volete porre delle domande, potete farlo, ovviamente usate la chat, che trovate in basso a destra, e la chat vi chiede, a chi volete inviare il messaggio. Voi mettete invia a tutti, non solo a Francesca, in modo che noi li possiamo vedere, li possiamo copiare e poi li raccogliamo tutti insieme. Perché se mandate un messaggio solo a Francesca noi non lo possiamo vedere. Quindi vi invito a usare la chat, a porre domande, insomma, o cose magari che non avete capito, che non sono chiare, e così abbiamo modo di tornarci sopra. Bene, allora adesso con piacere lascio la parola a Francesca per l'incontro di oggi. Grazie, ben trovati tutti quanti. Riguardo alle domande, voglio dirvi che io, mentre parlo, non riesco a seguire anche ciò che è scritto piccolino nelle chat. Quindi, se qualcuno, appunto, se tu Andrea le leggi e vedi che è qualcosa a cui è bene rispondere immediatamente, mi fai cenno e io interrompo. Altrimenti, come abbiamo fatto già le altre volte, come faremo adesso, mi arrivano le domande, me le mandi per iscritto e io poi ci rispondo. Mi dispiace, ma gli occhi non possono andare dappertutto e le chat sono scritte piccoline. Allora, iniziamo anche oggi, con le domande che, mi sono arrivate. Una di voi ha chiesto: può capitare che i bambini usino i personaggi o il materiale in modo improprio, ovvero non aderente all'annuncio ricevuto? Allora come ci si comporta? Si comunica al bambino l'importanza di riprodurre solo in aderenza quanto hanno ascoltato? Ecco, allora questo è un punto giustamente molto importante perché avete visto, come insomma ho cercato di dire fino adesso, nella nostra catechesi si fa grande uso di materiale, non, dico subito, non è soltanto il materiale in legno, statuine o personaggi, c'è anche tutto un materiale soprattutto per i bambini già di 6-7 anni, un materiale di testi scritti, di altro genere, però c'è un materiale che è materiale di lavoro. Ma mi fermo soprattutto su questo materiale più che i bambini più piccoli adoperano. Può capitare che lo usino in modo improprio. Certo, può capitare. Che cosa vuol dire in modo improprio, però? In modo improprio che richieda quindi un intervento da parte del catechista è quando può capitare che un bambino giochi con il materiale, cioè lo prenda come un qualunque altro gioco che conosce e quindi inventa storie o lo utilizza in maniera assolutamente diversa da quello che quel materiale significa. Capita, devo dire, piuttosto raramente, direi molto raramente, perché fin dall'inizio noi diciamo ai bambini che cosa è questo materiale quando lo presentiamo. Lo presentiamo sempre dopo la lettura di un testo, oppure
anche durante la lettura di un testo del Vangelo, e per esempio quello della parabola del buon pastore. Adesso rileggiamo la parabola e vediamo, cerchiamo di vedere proprio che cosa Gesù ha voluto dire. E quindi quando adopero, muovo il pastore, le pecore, lo faccio con una molta semplicità e molto sobrio, però con un'attenzione, con un rispetto. Il materiale, in questo caso, il materiale delle parabole, il materiale che usiamo per il tipo presepe o per i racconti dell'infanzia, è un materiale che è la concretizzazione del messaggio biblico e quindi lo usiamo con quel rispetto con cui teniamo in mano la Bibbia, teniamo in mano il Vangelo. E per cui i bambini vedono subito come va adoperato. Se però mi accorgo che un bambino a un certo momento ci gioca, mi avvicino e gli dico: no, questo non è un gioco, se vuoi adoperarlo tu sai che cosa significa questo materiale. E basta così. Se il bambino continua, dico: allora guarda, oggi forse non è il caso che continui con questo materiale, prendi un altro lavoro e lo tolgo. Però, ripeto, capita molto poco. Invece che cosa capita? E per fortuna capita molto spesso, che quando lo utilizzano, non lo utilizzano esattamente come hanno visto fare al catechista. Perché il catechista presenta, quando presenta il materiale, lo fa nella maniera, abbiamo ripetuto tante volte questa parola, lo fa in maniera oggettiva, cioè lo fa proprio rispettando esattamente quello che dice la parabola. Riprendo sempre, scusate, la parabola del buon pastore perché avete potuto vedere un pochino come è fatto il materiale. Ecco, qui lo vedete, questo è un bambino di 22 mesi che sta rifacendo la parabola, quindi adesso mette le pecore dentro il recinto. Allora, quando il bambino, la catechista lo presenta, ripeto, in maniera molto, molto rispettosa del brano del Vangelo. Il pastore chiama per nome le pecore, le conduce fuori e la statuina del pastore esce dall'ovile, va un pochino più fuori e le pecore una ad una escono e lo seguono. Tutto qua. Ora, quando il bambino ci lavora da solo, non sempre riproduce esattamente quello che ha visto. E le varianti che pone nel suo lavoro personale sono le varianti frutto della sua meditazione, della sua riflessione, di come lui sta interiorizzando il messaggio che ha ricevuto. Nel libro Il potenziale religioso del bambino, Sofia fa vari esempi e posso ricordarne alcuni. Uno è capitato proprio a me e mi pare che forse già l'ho detto, che una bambina mi aveva chiesto di leggere la parabola mentre voleva lavorarci. Non sempre i bambini chiedono la lettura, perché poi il testo più o meno lo conoscono e quindi non hanno bisogno, però a volte chiedono che sia riletto il testo del Vangelo. Allora io mi siedo lì vicino, accanto, leggo e questa bambina fa uscire le pecore, però ripeto, forse già ve l'ho detto, ogni volta che doveva uscire una pecora, rivoltava la sagoma del pastore in modo che guardasse la pecora. La pecora usciva, poi rimetteva a posto il pastore che guardava in avanti, poi lo rigirava, faceva uscire un'altra pecora, lo rigirava. Tutto questo movimento di girare e rigirare la sagoma del pastore in modo che guardasse ogni pecora che usciva. Ovviamente è durato lungo, sono 10 pecorelle, per ognuna c'era tutto questo. E sento, ormai avendo capito come deve lavorare un catechista, io mi fermavo e aspettavo che uscissero tutte le pecore senza dire niente. Alla fine di tutto il lavoro, quando questa bambina ha cominciato a rimettere a posto il materiale nella scatola, allora ho chiesto: Roberta, ma facevi sempre girare il pastore? Proprio così, una domanda appena appena. E
con uno sguardo molto stupito mi ha risposto: ma se le chiama per nome? Ecco, qual era il punto su cui si era fermata la sua meditazione? Le chiama per nome. Non può chiamarle per nome guardando davanti a sé. Se le chiama per nome, si rivolta con ciascuna. Un'altra volta, e qui adesso riprendo quello che riferisce anche Sofia, dice: ecco, una bambina di 5 anni, sentendo mentre la catechista leggeva che il pastore cammina davanti alle pecore ed esse le seguono perché ne conosce la voce, prende con una mano la figurina del pastore, la sagoma del pastore, e con l'altra una pecorella. E li fa camminare insieme, vicini, tutto intorno all'ovile, su quella base verde. Posata la prima pecorella, ricomincia con tutte le altre, una dopo l'altra. A un certo momento una pecorella è caduta in terra e la bambina si è chinata a raccoglierla utilizzando la sagoma del buon pastore. Ecco, quindi, movimenti, che non hanno visto fare il catechista, ma che sono frutto di come loro stanno, io uso questo termine perché questo è il termine giusto, come loro stanno meditando e personalizzando la parabola. Un'altra volta, un bambino, mentre pensava, si ricordava da sé, si ripeteva un pochino la parabola, mentre ci lavorava, a un certo momento ha detto: ci sarà un solo gregge, un solo ovile, un solo pastore. E allora mette nel recinto delle pecore anche il mercenario e il lupo, che sono gli altri due personaggi che poi a un certo momento si introducono nella parabola, e li mette tutti dentro il recinto. Allora un altro bambino protesta e vuole togliere mercenario e lupo e dice: no, questi non ci devono stare dentro. Ma Pier Marco spiega: ma non lo capite che con il buon pastore tutti diventano buoni? Ecco, quindi un modo improprio di lavorare con il materiale, direi proprio di no, un modo personale di lavorare con il materiale. La volta scorsa vi ho fatto vedere tutti quei disegni di Leopoldo, quel bambino che ha fatto quei 6 disegni sulla parabola della pecorella perduta e ritrovata. Ecco, quello. Certo, è un modo improprio di usare il materiale. Ha detto, ha preso soltanto la sagoma del buon pastore, ha girato per la stanza 6 volte, le pecore erano rimaste lì nella scatola. Non era esattamente il modo con cui, ecco, questo bambino del disegno ha preso la sua scatola, l'ha messa sul tavolo, ma non era certo il caso di fermare Leopoldo nella sua riflessione e meditazione personale. Quindi, materiale, torniamo alla domanda. Può capitare che usino i personaggi in modo improprio? Sì, può capitare, ci giocano, ma un catechista, un adulto capisce perfettamente quando è che ci gioca o quando elabora, ripensa e attualizza nella sua vita. Anche un altro esempio, un bambino che, anche questo mi pare che l'ho detto perché tanto. Tanto efficace che la pecorella perduta e ritrovata sposta la pecorella un po' fuori del recinto e mentre il pastore la va a cercare, la sagoma del pastore la va a cercare, lo fa parlare e gli dice: Matta, dove vai? Non vedi che c'è il treno? E non c'era nessun treno, nella parabola non si parla di treno, ma questa era una bambina che abitava all'acquedotto Felice e lì il trenino passava. Quindi personalizzano, muovono il materiale nella maniera più personale e originale. E il catechista non solo rispetta questo modo di fare, ma è molto attento a osservarlo, perché è da questo lavoro personale che noi ricaviamo e possiamo conoscere qual è il rapporto del bambino con Dio? Qual è il suo personale rapporto? Per cui non si comunica al bambino l'importanza di riprodurre solo in aderenza a quanto hanno ascoltato. Non è importante che riproducano, anzi,
ripeto, noi muoviamo proprio l'essenziale. Usiamo nella presentazione di ogni materiale le minor parole possibili e le minori e nessun aggiunta o così, ornamento o dettaglio che non ci sia nel testo. Tutto quello che viene fuori è frutto della riflessione del bambino. Con questo penso un pochino di aver aiutato a comprendere questa problematica sul materiale. Un'altra domanda molto interessante, anche questa molto importante. E ringrazio perché mi permettete con queste domande di poter meglio farvi conoscere la specificità di questo metodo. Ecco, mi avete chiesto, nell'incontro è previsto un momento di condivisione o all'annuncio segue solo l'elaborazione individuale dei bambini? L'esigenza di condivisione cambia in ciascuna fase di sviluppo? Allora, nell'incontro è previsto assolutamente il momento di condivisione. All'annuncio non segue immediatamente il lavoro individuale. All'annuncio segue una meditazione, una riflessione, un commento, un approfondimento di quanto è stato annunciato e letto, quindi, che si fa catechista insieme con i bambini. La volta scorsa mi pare che avevo detto, no? Il catechista non dice mai cosa vi sembra, che cosa pensate, come vi appare. Il catechista si coinvolge nell'ascolto e quindi annuncia, legge il testo, presenta il materiale se c'è un materiale da presentare, dopodiché incominciamo a meditare insieme. Gesù ci ha detto che lui è il pastore. Cosa fa questo pastore? C'ha tante pecore. E qui i bambini parlano, i bambini intervengono e intervengono. Ed è molto importante perché qui subito dopo c'è un'altra domanda. Come si concilia l'interiorità del bambino su cui si lavora tanto con la dimensione del gruppo? Ecco, l'interiorità del bambino è la sua interiorità, ma questa interiorità si costruisce, si approfondisce, cresce proprio anche nella meditazione comune. Si costruisce, si approfondisce nel lavoro personale, ma in un primo momento avviene proprio questo scambio, questo riflettere insieme. Insieme, dico, il catechista non fa la parte, assolutamente la parte principale nella meditazione, tutt'altro, ma prima di presentare un testo, mette in evidenza qualche elemento che possa avviare più facilmente, una volta letto quel brano, la meditazione comune. Dopodiché si comincia a, devo usare un'espressione che però vorrei che fosse capita proprio nel modo migliore possibile, a porre domande. Ecco, le domande non le poniamo come un interrogatorio, non è un'interrogazione. Le domande vanno poste proprio nel senso di dire come ci è sembrato, come ci è apparso Gesù, chi saranno queste pecore, dove le porta? Ma la domanda non è posta in senso di interrogazione. I bambini a volte se sono molto piccoli non è che parlino molto, si aiutano un po' fra di loro. Allora, su questo io ho vari esempi ovviamente da poter riportare, ma ce n'è uno che credo possa aiutarci di più a comprendere, perché una volta, qui ci troviamo con bambini più grandi, bambini di sugli 8 anni, e già 8-9
il gruppo aveva già fatto la prima comunione l'anno prima e in quell'anno abbiamo cominciato la lettura e la conoscenza proprio della storia della salvezza. E la storia della salvezza inizia con la creazione. E quindi con un gruppo abbastanza numeroso di bambini abbiamo cominciato a leggere il primo racconto della Genesi. Come lo introduco il primo racconto della Genesi? Ripeto, se sono bambini di 8 anni, dovete pensare che sono bambini che vengono alla catechesi da quando avevano 3-4 anni, per cui insomma di conoscenze ne hanno parecchie, parecchie. Però è la prima volta che dico con loro, noi adesso quest'anno cominceremo proprio a leggere la Bibbia. E la cominceremo a leggere proprio dalle prime pagine. E leggeremo il primo racconto, la prima pagina della Bibbia, che ci parla della creazione, di quando Dio ha creato il mondo e tutte le cose. Certamente, quando Dio ha creato il mondo e tutte le cose, non c'era nessuno, e quindi nessuno può sapere come Dio ha creato tutte le cose. Però in questo testo, in questa pagina che leggeremo, che ascolteremo, il popolo ebreo, il popolo di Dio, ha voluto raccontare la creazione. Il popolo di Dio già conosceva da molto tempo Dio, era già il suo popolo, pregava. Conosceva tante cose, aveva ascoltato tante parole di Dio. A un certo momento ha voluto proprio mettere come prima pagina del libro sacro questo racconto. E noi adesso che lo ascolteremo, perché è un racconto che probabilmente, adesso sto facendo come fare con i bambini, è un racconto che probabilmente forse alcuni di voi già conoscono, l'hanno già ascoltato. Ecco, però noi per capire bene, per cercare di comprendere che cosa le persone che hanno scritto questa pagina hanno voluto comunicare, dobbiamo fare attenzione a certi particolari, perché in questa lettura noi ascolteremo come dei ritornelli, delle parole che si ripetono molte volte. Queste parole che si ripetono dobbiamo ascoltarle bene perché ci aiuteranno a capire chi è Dio. Perché in fondo questo racconto vuole aiutarci ancora una volta a cercare di scoprire qualcosa di più di Dio. Noi di Dio conosciamo già tante cose. E i bambini qui intervengono e dicono: certo, sappiamo. Gesù è morto, è risorto, ripeto, hanno 8 anni, quindi hanno il regno di Dio, tantissime cose, non è che li lascio parlare tutto il tempo, mi dico sì, certo, conosciamo tante cose, Gesù poi ce ne ha parlato moltissimo, però c'è sempre qualcosa di nuovo da capire, da scoprire. Leggendo questa pagina, io penso che quella volta dissi proprio che scopriremo dei tesori. Mi era venuta in mente, mi era venuta fuori questa parola, scopriremo dei tesori. Allora, ci mettiamo tutti un po', ci ordiniamo, ci sediamo bene, comodi, ci riassettiamo e quando siamo tutti pronti e disposti, io ho iniziato ricordando, allora mi raccomando, cerchiamo di vedere, di sentire queste parole che si ripetono, perché lì ci sono i segreti di Dio. Tutti ben disposti e io, senza interrompermi, leggo tutto Genesi 1, tutti i 7 giorni della creazione. Finita la lettura, dico allora, abbiamo scoperto qualche frase che si ripete e naturalmente i bambini, avviati a quella ricerca, subito, immediatamente dicono, dice, Dio disse, oppure un altro dice, ha detto, era buono, e dicono qualche ritornello di quelli che si ripetono, perché il testo è fatto proprio così, vuole, non è un'invenzione nostra di voler mettere l'attenzione su quei ritornelli. Il testo di Genesi 1 è fatto proprio in modo, letterariamente di
fissare l'attenzione, concentrare l'attenzione su quelle parole. Insomma, dopo, mentre lavoravamo su queste parole che si ripetono, io adesso vi leggo perché c'era una catechista in quel momento che prendeva nota e i bambini dicono così. Allora, io vi leggo quello che ha trascritto la catechista. Io ho detto, abbiamo trovato dei tesori in questa pagina? E un bambino, e abbiamo trovato che il tesoro siamo noi, siamo a sua immagine. Un altro bambino, abbiamo trovato che la sua parola è potente. Una volta ha detto, di soltanto una parola e io sarò salvato. Ecco, qui questo. Non stupiamoci, i bambini collegano i testi. La sua parola è potente perché con la sua parola crea, Dio disse, e allora questo bambino Luca dice, la sua parola è potente. Una volta ha detto, certo, il padre e il figlio, va bene, non è lo stesso, ma è lo stesso, una volta ha detto, di soltanto una parola e io sarò salvato. Un altro bambino, Dio domina. Allora io ho domandato, ma come domina Dio? E qui guardate che cosa hanno detto. Un bambino ha risposto, Dio domina con il perdono. Nel testo della Genesi non c'è, non si parla di perdono, però lui ha detto, domina con il perdono. E un altro bambino subito ha detto, è potente perché perdona sempre. Guardate che questo lo dice il libro della Sapienza, eh? Dio è potente. Perché è misericordioso. Dal Dio è potente, sono arrivati, è potente perché perdona sempre. Poi io ho ripreso un po' e ho detto, ma allora come ci è apparso Dio? E qui una sequenza. Dio è calmo perché riflette bene. Il fatto che dica giorno 1, giorno 2, qualche bambino aveva detto, non fa, ecco, non fa tutte le cose insieme. Dio non fa tutte le cose insieme. Allora, è calmo perché riflette bene. Poi un altro bambino ritorna, la sua parola è potente. Certo, quel Dio disse è fondamentale. E allora un altro bambino, sì, anche quella di Gesù è potente. E un bambino domanda, perché è potente quella di Gesù? E quello risponde, sì, è potente. Lui dice, questo è il mio corpo ed è il suo corpo. Un'altra bambina subito dopo, però c'è anche lo Spirito Santo perché quello è il corpo di Gesù. E allora un altro bambino dice, Dio è molto deciso. E un altro bambino fa, è gioioso, è buono, è bellissimo e fa tutte le cose belle. Un altro bambino, Dio ha creato, ma crea sempre e creerà. Ecco, questa è la sequenza della meditazione che i bambini insieme hanno fatto, insieme con il catechista, hanno fatto dopo la lettura di un testo. Una meditazione guidata soltanto da pochissimi elementi messi a fuoco prima della lettura, in modo che possa. Elementi messi a fuoco che non è che ci inventiamo noi, sono quelli che sappiamo che il testo in qualche modo vuole mettere in evidenza. È chiaro che il racconto della creazione in Genesi non vuole essere un resoconto di come si è verificata la creazione, ma è un testo che vuole ridire chi è Dio e chi siamo noi. La Bibbia in fondo sempre questo vuole. Farci capire sempre di più chi è Dio e chi siamo noi. Allora, aiutiamo semplicemente i bambini prima di leggere il testo a dire facciamo attenzione a questi dettagli e subito dopo inizia allora la riflessione, che è una riflessione comune e nella quale, attraverso la quale i bambini si aiutano fra di loro, il catechista interviene quel poco che può intervenire per partecipare anche il catechista a questa condivisione. E quindi, e dopodiché si conclude
si conclude sempre, di solito non si aspetta proprio che non ci sia più niente da dire, ma a un certo momento si può interrompere dicendo: certo, abbiamo cominciato a scoprire tante cose, ne scopriremo tante anche ancora, perché certo è la parola di Dio, non possiamo mai finire di dire abbiamo capito tutto. Abbiamo cominciato a capire qualche cosa di importante. Allora adesso chi vuole può tornare a lavorare su questa pagina, o se no prendete il lavoro che stavate facendo. E si conclude così il momento dell'incontro. Quindi è previsto un momento di condivisione? È assolutamente previsto. Può essere più o meno lungo, ovviamente, anche in base a qual è l'argomento dell'annuncio, all'età dei bambini, perché, ripeto, i piccoli agli inizi quasi non parlano, non è che intervengono molto, ma parlo di bambini di 3-4 anni nei primi incontri, chiaramente, poi intervengono. Quindi l'esigenza di condivisione cambia in ciascuna fase di sviluppo, cambia nel senso che c'è più, la partecipazione può essere più complessa. Appunto, un bambino di 8 anni può benissimo connettere insieme tante conoscenze che già ha, per cui dal Dio disse sia la luce fu, viene fuori che Dio, che Gesù dice questo è il mio corpo e quello e quel pane è il suo corpo. Ecco, in questo senso la condivisione cambia come ricchezza di conoscenza. Ma ecco, non vorrei che questo mio esprimermi faccia pensare che i piccoli non abbiano una ricchezza o non ci diano, non ci comunichino una ricchezza di conoscenza a volte veramente sorprendente. Quindi penso che con questo un po' vi ho fatto anche capire un pochino come avviene l'incontro, come la dinamica dell'incontro. Poi, ecco, per cui la dimensione del gruppo nella meditazione condivisa è importantissima. Per questo per noi la catechesi deve avvenire in un gruppo di bambini, con un gruppo di bambini, non isolatamente, perché sono fra di loro che si aiutano e facilitano per il catechista la conoscenza di qual è il loro mondo religioso. Su questo mi pare che ho già detto alcune cose. A noi catechisti interessa enormemente conoscere il mondo religioso del bambino, perché il mondo religioso del bambino non è il mondo religioso dell'adulto, è un altro. È diverso, è molto diverso. Ma se non diamo la possibilità ai bambini di manifestarcelo, noi non lo possiamo conoscere. Il mondo religioso del bambino non è il mondo religioso dell'adulto rimpicciolito o ridotto. Il mondo religioso del bambino è il suo mondo religioso, la sua relazione con Dio. È diversa da quella che ha l'adulto, perché il bambino è diverso dall'adulto. Ma se io non permetto, non creo le condizioni che facilitino al bambino di esprimere e di vivere e di fare esperienza di Dio, io quel mondo, per me quel mondo rimane sconosciuto. Allora, ecco l'importanza di quella condivisione di quel lavoro fatto insieme con i bambini. Un'altra domanda, questa va bene più semplice, nella fascia 6-8 la lettura del Vangelo è sempre mediata dal catechista o viene affidata ai bambini? Se no, viene fatto nelle fasce d'età successive? No, mai. La prima lettura di un testo possono avere anche 12-13 anni, la prima lettura la fa il catechista perché la Bibbia va ascoltata. Quindi, certamente, quando sono già più grandi, 6, 8, 10 anni, la prima lettura
si ascolta, il catechista la fa, dopodiché per la meditazione si può, e molto spesso lo facciamo, soprattutto se sono testi un po' più complessi, un po' più lunghi, che non siano soltanto pochi versetti, allora ogni bambino prende la sua Bibbia. Ovviamente che sia la stessa traduzione per tutti, perché altrimenti succedono come mai, ma qui c'è scritto ecco, una stessa traduzione. E allora la seconda lettura sulla quale poi che si approfondisce, che si medita, che si medita insieme, dalla quale si ricavano tutto ciò che si può ricavare, i bambini possono e hanno la loro Bibbia. Ma la prima volta che si legge il testo lo legge il catechista perché la Bibbia va ascoltata. Ecco, è proprio un elemento molto, molto importante questo. La Bibbia va ascoltata. Poi, a seconda dell'età, ripeto, la meditazione comune si fa anche avendo tutti quanti il testo e allora così si può ancora di più ovviamente fermarsi, evidenziare elementi, i bambini scoprono. Varie cose. Ecco, queste erano un po' le domande che mi sono arrivate e alle quali ho voluto rispondere in questo modo. Andiamo avanti e vediamo che cosa ho pensato di che cosa ho pensato di parlare stasera. Innanzitutto vorrei dirvi qualcosa che riguarda una capacità che hanno i bambini, ecco, di connettere fra di loro vari elementi della Bibbia, vari elementi dell'ascolto, vari elementi dell'annuncio. L'abbiamo già visto nel test, nella. Resoconto che vi ho fatto di quell'incontro sulla creazione, no? Dio è potente, la sua parola è potente, perdona e poi sì, una volta detto, questo è il mio corpo. Paul Ricoeur, che è un grande filosofo ebreo, mistico, parla della intersignificazione, intersignificazione, cioè le parole della scrittura. Una parola con un'altra, una parabola con un'altra, un episodio con un altro, si arricchiscono mettendosi insieme. Diventa più profondo il loro significato, accostando un annuncio ad un altro. Non è un accostamento fatto perché così cioè un po' come direi facendolo uscire soltanto dalla nostra intelligenza, ma un accostamento che deve provenire, di fatto più spesso proviene proprio da intuizioni immediate. Da scoperte improvvise. Ho fatto l'esempio la volta scorsa di Daniele che al momento di disegnare il suo battesimo, aveva disegnato il cero pasquale con, vediamo se lo riprendo, ecco, con la candela. E aveva scritto: Caro mio tralcio, ti do la mia luce. Ve lo ricordate questo disegno? Intersignificazione, il segno liturgico, il cero pasquale e la candela del battesimo. Connesso alla parabola della vera vite. Caro mio tralcio, il tralcio è preso dalla parabola. Ecco, caro mio tralcio, ti do la mia luce. Il sacramento del battesimo arricchito del senso profondo di partecipazione della stessa vita, che già l'immagine della luce, della candela piccola che viene accesa al cero pasquale, veicola, ma che si arricchisce con tutto ciò che nella parabola della vera vite viene detto.
Allora, i bambini in questo sono davvero sorprendenti e qui io mi limito a presentare qualche disegno. Questo è un bambino di 5 anni in Argentina. Che cosa ha disegnato questo bambino? Ha disegnato, allora, iniziamo da questo albero e ci ha messo un piccolo puntino circondato di giallo e la catechista ha scritto, perché il bambino gliel'ha detto, seme di senape. Seme di senape, l'albero grande che nasce da un piccolo seme. Ma dietro il seme di senape, che cosa vediamo nello sfondo? Un crocifisso, un Gesù in croce, tutto giallo. Mi pare che vi ho detto questo giallo che è impressionante quanto i bambini adoperino il giallo per indicare Gesù. La luce, chiaro, ma non è che non l'hanno mai visto un crocifisso giallo, ma quante volte disegnano in giallo il crocifisso? Allora, ecco, il seme di senape e questo albero grande che cresce dal seme e dietro un Gesù evidentemente risorto. Poi al centro, non so se si vede bene, però perché questa poi era una fotocopia, quindi al centro vi è un cenacolo, lo vedete un pochino, è un cenacolo alla maniera di Leonardo, cioè Leonardo da Vinci, c'è cioè una tavola con i 12 apostoli e al centro di nuovo in giallo un Gesù. E il bambino che ha fatto questo disegno ha fatto scrivere alla catechista Gesù e gli apostoli. Gesù e gli apostoli all'ultima cena, quindi un'ultima cena. All'altro lato del foglio, che cosa c'è? C'è un cero pasquale. Vedete il disegnato in qualche modo alfa, omega e i segni del cero pasquale. Dal cero pasquale escono due mani. Dal cero pasquale escono due mani nel gesto dell'epiclesi, perché queste due mani stanno sopra il calice e la patena che stanno su un tavolino. È il cero pasquale che fa il gesto della preghiera di invocazione allo Spirito Santo perché trasformi il pane e il vino in Gesù. E il bambino ha fatto scrivere, la catechista ha scritto, la messa di Gesù. Allora, il cenacolo è Gesù con gli apostoli, l'ultima cena. Ma la messa di Gesù è il cero pasquale che fa l'epiclesi sul pane e sul vino. Non commento oltre perché penso che sia soltanto da meditare la capacità del bambino di trascendere, di penetrare nella profondità più grande dei misteri. Ecco, ripeto, non voglio proseguire perché è troppo prezioso questo disegno. Ed anche mettere insieme la parabola del seme di senape, Gesù morto e risorto, il cenacolo, tutta questa ricchezza di elementi messi insieme, non posso sapere che collegamenti ulteriori il bambino ha fatto per disegnare questi momenti, una parabola, un episodio della vita di Gesù, il cenacolo, l'ultima cena e un elemento liturgico, la messa. Frutto della sua meditazione, del suo rapporto con Dio. Niente di più. Intersignificazione, di nuovo, qui il bambino ha scritto tu scendi dalle stelle, e sarebbe tu scendi dalle stelle, un disegno di Natale. Potrebbe essere un presepe, ci sta al centro in basso Giuseppe, Maria, Gesù bambino nella mangiatoia,
c'è pure un re mago con il cammello, ma nello sfondo della grotta che è tutta gialla, nello sfondo è disegnato un buon pastore. Allora, quel bambino che nasce è il buon pastore, non gliel'abbiamo detto, eh? Non è che quando presentiamo il racconto della nascita di Gesù in Luca, leggiamo quell'episodio, ci fermiamo, certo, a dire, ma questo bambino, bambino come tutti, però, che nomi che gli dà? E quella gioia, quando nasce un bambino, certo, gioia per la sua famiglia, ma qui si dice gioia per tutto il popolo. Ecco, questo è quello che meditiamo insieme con i bambini dopo aver letto l'episodio. Poi loro hanno il materiale, il diorama, un presepe molto sintetizzato, ecco. Però nel disegno che poi questo bambino ha fatto, perché voi mi avete chiesto, ma c'è un solo materiale, poi che cosa fanno? Certo, possono disegnare, fanno tante altre cose. E nel disegno, improvvisamente, dietro quella capanna tutta gialla e sotto quella stella, è comparso il buon pastore. Un altro. Questo davvero, anche questo. Qui c'è il disegno, ci sono le pecore, se vedete in basso, e c'è l'ovile, un pezzo di ovile. Ma il buon pastore sta in cima a una croce. A una croce che ha le mani. Quindi questa croce è il buon pastore con la pecorella sulle spalle, ma è la croce. Sotto un sole incredibilmente infuocato. Ecco l'intersignificazione. La Pasqua, il pastore, la croce. Ho detto che di solito nella parabola del buon pastore i bambini non si fermano sul dare la vita nel senso del mistero pasquale. I piccoli, quel dare la vita, intendono da tutto se stesso. Poi certo, se viene il lupo, il pastore si mette davanti e anche dà la sua vita perché muore, però poi risorge. E qui un altro disegno, anche questo da contemplare. È un bambino messicano e ha disegnato il gesto liturgico della preparazione del calice. Vi sono le pinajeras, le ampolline, una azzurra e una rossa, ampollina dell'acqua e l'ampollina del vino, e guardate che sopra il tappo delle due ampolline ci sta un cuore. E poi c'è il calice. E nel calice c'è scritto Gesù, che è il vino, e dall'ampollina dell'acqua, il titolo è Mescla dell'acqua e del vino, cioè la mescolanza, l'acqua e il vino, come si prepara il calice. C'è un Dio tutto felice che sembra un sole sorridente, circondato da due cuori, ma che cosa esce dall'ampollina dell'acqua? Dall'ampollina dell'acqua escono poche gocce. Quando presentiamo questo gesto liturgico ai bambini, lo presentiamo proprio per dire che a un certo momento, durante la messa, bisogna preparare il calice, e nel calice si mette tanto vino che rappresenta Gesù e poche gocce d'acqua che siamo noi. Ma qui guardate che cosa sono le gocce d'acqua. Non sono gocce d'acqua, sono pecore. Ecco, l'intersignificazione. Questi disegni ci aiutano anche a capire quanto è importante quel tempo di lavoro, lo chiamiamo il lavoro dei bambini, quel tempo in cui davvero vivono, personalizzano, penetrano in ciò che è stato annunciato e senza ombra di dubbio pregano. Dovremmo parlare anche della preghiera del bambino.
Ma è ovvio che un disegno come questo non può che essere frutto di una relazione con il Signore, frutto di una risposta che il bambino dà a quell'annuncio così semplice, così in un certo senso povero, anche se ricchissimo, di quel gesto. Tanto vino, poche gocce d'acqua. Mi pare che vi ho detto che cosa era successo quella volta che Sofia con un bambino di 5-6 anni, già più grande, che però ogni volta che arrivava nell'atrio per più di un paio di mesi rifaceva sempre quel lavoro di mettere vino nel calice e poche gocce d'acqua. Ma lo faceva con una tale serietà che Sofia sembrava impossibile interromperlo o dirgli fai qualcos'altro. Non era un gioco, ecco, dove si capisce che usano il materiale ma non come gioco. Lo faceva molto seriamente e dopo tante volte che l'ha fatto e rifatto ha chiamato Sofia con molta tranquillità. Sofia, ma sai perché il sacerdote mette solo poche gocce d'acqua nel calice? Sofia ha chiesto perché? Perché noi ci dobbiamo perdere in Gesù. Ecco, era servito, è stato necessario tanto tempo di lavoro, tanto tempo di guardare cosa succede a quelle poche gocce messe nel calice. Noi abbiamo detto soltanto, noi diciamo soltanto, il vino è Gesù nella messa e l'acqua siamo noi, la natura umana che il Signore assume. E qui quelle gocce d'acqua non sono gocce, ma sono le pecorelle. Allora, ecco quindi l'intersignificazione, mettere insieme il connettere Bibbia, liturgia, esperienze. E in questo modo l'annuncio, la parola di Dio, il gesto liturgico, l'esperienza di fede si arricchiscono, si approfondiscono. Allora, adesso questi erano disegni che mi aiutano anche a entrare in un altro argomento che forse non riuscirò a terminare questa sera, ma che voglio iniziare. Vi sarete accorti da quanto ho detto finora che una parte molto importante della catechesi che noi facciamo con i bambini riguarda le parabole. Riguarda le parabole. Questa è stata una delle primissime cose che Sofia e Gianna Gobbi hanno compreso che dovevano stare al centro della catechesi. Sappiamo, vi ho detto tante volte, Sofia e Gianna non avevano mai lavorato come catechiste, però si sono trovate a dover fare un'esperienza e poi hanno proseguito. E quasi subito si sono chieste che cosa facciamo con questi bambini, che cosa, come cosa presentiamo ai bambini. E nel Vangelo si dice tante volte, Vangelo di Marco, lo stiamo quest'anno leggendolo, Gesù insegnava solo in parabole, parlava solo in parabole. I misteri di Dio li ha annunciati, presentati attraverso le parabole. Ora, la parabola nell'ambiente ebraico nel quale Gesù viveva, nel suo tempo, la parabola era precisamente un metodo di insegnamento. Un metodo di insegnamento molto diverso dal metodo di insegnamento del mondo classico, nella tradizione greco-romana, nella tradizione nella quale siamo stati formati noi. Ecco, nella
nella nostra tradizione l'insegnamento si svolge, il maestro, chi deve insegnare, insegna ciò che ha conosciuto, ciò che ha studiato e trasmette nel modo più preciso possibile la sua conoscenza. Questa conoscenza nel mondo antico era soprattutto individuata e trasmessa attraverso definizioni. Il poter definire una determinata realtà è il modo che pensa più adatto per poter comunicare tutto quello che si può comunicare riguardo a una determinata realtà. Quante definizioni, almeno al mio tempo, a scuola elementare, la geografia, che cos'è il fiume, che cos'è il lago, che cos'è una penisola, in matematica, che cos'è un numero, in geometria, che cos'è la linea, che cos'è il cerchio, in grammatica, che cos'è il complemento oggetto, che cos'è il verbo. Definizioni. Definizioni che dicono tutto quello che si può dire di una determinata cosa e che il maestro comunica, spiega la definizione, va spiegata in tutti i suoi elementi e l'alunno, il bambino, la comprende e poi deve impararla, deve ripeterla. Eh sì, certo, la deve ripetere proprio come è stata detta, perché nella definizione c'è tutto quello che si deve poter dire di qualcosa. Ora, il metodo di insegnamento attraverso le parabole, potete capire benissimo, è un metodo opposto a quello delle definizioni. Trasmettere i misteri del Padre, Gesù ha usato parabole e non definizioni. Gesù è venuto per farci conoscere il regno di Dio. Il regno di Dio è stato il grande mistero che Gesù ha continuamente comunicato. Perché tante parabole sul regno di Dio? Perché il regno di Dio non è possibile definirlo. Non può essere definito. Definito vuol dire, possiamo dire tutto del regno di Dio? No, fa parte delle cose di Dio. Allora le cose di Dio non possono essere definite, non possono essere spiegate. La definizione definisce e cioè limita, dà il senso del finito. Di questa realtà ho detto tutto quello che si deve dire, che si deve sapere. E la definizione io la ricevo da qualcuno che l'ha fatta per me quella ricerca. Certo, le definizioni geometriche della geometria e della matematica, ringraziamo Pitagora che ci ha pensato e le ha prodotte, le ha elaborate e ce le ha trasmesse. E io le ricevo da chi me le ha potute trasmettere così precisamente come Pitagora le ha definite. Ma la definizione non permette assolutamente una ricerca personale. È chiusa, la definizione definisce. La definizione poi è anche diretta alla mente della persona umana. Vuole colpire la ragione, vuole essere spiegata. La definizione è accolta grazie a una elaborazione razionale che qualcuno ha fatto per me, che rifà per me, e io l'accolgo e la ricevo. Difficilmente una definizione nutre la vita e il cuore. Accompagna la nostra razionalità, ci illumina nella nostra razionalità, ci gratifica anche, ma è raro che possa davvero colpire
quella parte del nostro cervello che è più predisposto al sentimento, all'intuizione. Ecco, la parabola invece è un metodo che lascia sempre aperto il contenuto, non lo chiude mai, non lo definisce. È un metodo che allude al mistero, allude, apre non soltanto la mente, io direi certamente la mente, ma apre soprattutto quella parte della nostra mente che, appunto, dicevo, è l'intuizione. Allude e ci fa intuire qualcosa. Cosa significa parabola? È lo stesso termine in greco e in ebraico, il mashal. Parabola vuol dire metto a confronto. Metto a confronto, prendiamo una delle parabole più brevi, il regno dei cieli e il seme di senape. Il regno dei cieli è come il seme di senape che un uomo prende e mette in terra. È il più piccolo di tutti i semi, ma cresciuto che è, diventa un albero così grande che gli uccelli ci fanno il nido. Allora, la parabola mette a confronto due realtà. Sono tutte e due realtà. Una è il regno dei cieli, che io non conosco, non so, ed è quella realtà riguardo alla quale appunto Gesù è venuto a dirci qualcosa. È venuto a rivelarcela. L'altra è una realtà che posso conoscere, anche se non ho mai visto un seme di senape, anche se non ho mai visto forse un tesoro nascosto in un campo. Ecco, però è una realtà, una perla, un mercante che va in cerca di perle, un banchetto di nozze. Un padrone di casa che manda gli operai a lavorare nella vigna. Ecco, sono realtà che Gesù mette a confronto con un'altra realtà, che è il regno dei cieli, e che lui conosce. Gesù conosce il regno dei cieli. Gesù ha potuto parlare tanto perché il regno dei cieli è il suo regno, quindi non è per lui una realtà nascosta, sconosciuta. Ma lui non l'ha voluta definire. Lui ne ha parlato sempre con quella perifrasi. Avviene del regno dei cieli come di un seme, come di un banchetto, come di 10 fanciulle. Quindi, parabola, metto a confronto due livelli di realtà. Un livello, diciamo così, quotidiano, noto, e un livello che è il mistero che voglio penetrare. E l'accostamento, proprio il fatto di accostare questi due elementi di realtà, genera immediatamente uno stupore. Non ce l'aspetteremmo. Noi ci siamo abituati, le conosciamo ormai a memoria, non riusciamo più nemmeno a stupirci, purtroppo. Ma lavorando con i bambini questo stupore, ritorna, ritorna. È un accostamento che non può non stupire. Ma una parabola è anche una parabola cristologica. Gesù dice: io sono la vera vite. Gesù dice: io sono il buon pastore, il padre mio è vignaiolo. Ecco, una realtà così misteriosa, accostata a qualcosa di tanto, tanto, tanto semplice e quotidiano. E allora questo accostamento che mi stupisce, mi suscita intanto una facoltà sviluppa, fa venire in mente, mi fa sorgere
una facoltà tanto importante, che è quella dell'immaginazione. Perché io comincio a immaginare il regno dei cieli e questo piccolissimo seme, che è il più piccolo di tutti. E questo accostamento fra queste due realtà è qualcosa che io devo sempre mantenere per entrare dentro e per cominciare a conoscere il regno dei cieli. Io non devo mai, mai mettere da parte quella realtà più quotidiana. Non devo mai, dico così, chiudere il Vangelo e dire: ah sì, l'ho letta, sono due versetti, lo so a memoria, adesso mi metto a ragionare sul Regno dei Cieli. Non posso farlo. Devo continuamente camminare su questi due binari, su questo duplice cammino. E un'altra cosa importante del metodo delle parabole è che le parabole le può annunciare, le ha dette soltanto Gesù. Noi non possiamo inventarci delle parabole. Perché non ce le possiamo inventare? Perché noi non conosciamo quel mistero confrontato al quale l'elemento più quotidiano vuole alludere. E quindi, ecco, rifuggiamo assolutamente dal voler inventarci storielle, raccontini, perché le parabole sono storielle, raccontini, per aiutare a penetrare nel mistero. Soltanto Gesù può farlo, perché soltanto lui lo conosce. Come presentiamo noi le parabole ai bambini? Le presentiamo ovviamente senza spiegarle. Spiegare la parabola significherebbe ucciderla, cioè significherebbe usarla come una definizione. Quando cominciamo a presentare la parabola, di solito una delle prime parabole che presentiamo è proprio quella, per esempio, del mercante e della perla. Gesù parlava di un regno. Parlava del regno di Dio, del regno del Padre, il suo regno. E chi lo ascoltava probabilmente gli chiedeva: ma com'è questo regno? E per parlarcene, Gesù usava, e noi oggi leggeremo proprio, una parabola, cioè Gesù ha detto qualcosa per aiutarci a capire com'è quel regno. Leggiamo che cosa ha detto una volta. Apro il Vangelo e leggo: il regno dei cieli è come un mercante che va in cerca di perle preziose. Ne trova una di grande valore, va, vende quello che ha e la compra. Finisce qui. Il regno dei cieli è come un mercante. Mercante è una persona che compra, vende, che va in cerca. Questo mercante non va in cerca di cose qualunque, va in cerca di che cosa? E i bambini incominciano, va in cerca di perle. Ah, perle. Mercante, il Vangelo dice. Mi rimetto a guardare la pagina del Vangelo, dice proprio: va in cerca di perle preziose. Quindi è una persona molto, piacciono le cose belle, va in cerca di perle. È un mercante, quindi ne avrà tante, ne comprerà tante. Però abbiamo letto che a un certo momento questo mercante, che cosa succede? E allora qui bambini possono, non è detto che lo dicano, non è che li sto interrogando, però possono dire: ne trova una, ah, ne trova una che però, che cosa fa con questa perla così,
Com'è questa pelle? È così preziosa che per averla vende tutte le altre. Come sarà questa perla? È una sola. E per averla vende tutte. Ma Gesù voleva parlarci di un mercante delle perle, o di che cosa voleva parlarci? Che cosa voleva parlare? Noi adesso abbiamo letto, cosa ci vuole di che cosa ci vuole parlare? Come inizia questa parabola? Inizia dicendo il regno dei cieli è simile. Ah, lui vuole parlare del regno dei cieli. Allora, come sarà questo regno dei cieli? Perché ha detto che è come un mercante che va in cerca di perle? Chi sarà questo mercante? Cosa saranno queste perle? Ecco, cominciamo a domandarcelo. E qui è interessante perché le risposte possono essere le più diverse. Il mercante possiamo essere noi, che cerchiamo le perle, che cosa saranno queste perle? È Gesù? È il suo regno? Ma per molti bambini. Forse già ve l'ho detto, non mi ricordo, scusate, a volte posso ripetere perché parlo anche in altri contesti di questo. Molto spesso i bambini dicono che il mercante è Gesù e la perla preziosa siamo noi. Perché, e anche qui entra in gioco l'intersignificazione. Se conoscono già la parabola della pecorella perduta e ritrovata, basta quell'accenno a vai in cerca e quando l'ha trovata, ecco, cerca perle, trovatane una e subito i bambini dicono: è come il pastore che va a cercare la pecorella che è perduta e la ritrova. E poi è pieno di gioia. Allora, capiamo benissimo che la parabola non la possiamo spiegare, non possiamo dire perché di fatto la tradizione più comune, l'interpretazione più comune, porta a assimilare quella perla appunto al regno dei cieli e chi la trova vende tutto per averla. Non è detto, non sta scritto da nessuna parte che quella parabola deve essere interpretata così. La parabola può essere interpretata infiniti modi. Gesù non ha mai spiegato le parabole. Forse, ripeto, non so se già ve l'ho detto, ma la parabola del seminatore e la parabola della zizzania, che sono le uniche due parabole che nei Vangeli hanno una spiegazione, però tutti gli esegeti sono perfettamente consapevoli che si tratta di spiegazioni redazionali. Non le ha fatte Gesù. Sono un'applicazione che Matteo, un'applicazione molto antica, una interpretazione molto antica perché la ritroviamo in tutti i Vangeli sinottici, in tutti e tre, ma è un'applicazione che è stata fatta nei confronti della comunità. E se leggiamo bene di seguito la parabola del seminatore e la spiegazione, o meglio l'interpretazione che il Vangelo riporta, ci accorgiamo che forse erano due parabole diverse, perché l'oggetto principale della parabola del seminatore è il seme. Il seminatore uscì per seminare il suo seme e la parabola ci vuole annunciare in ultima analisi che su qualunque terreno questo seme cada, però alla fine il seminatore raccoglie un raccolto di una sovrabbondanza infinita. L'interpretazione che segue è un'interpretazione che invece è tutta concentrata sui terreni. E il terreno, addirittura viene il terreno, sono coloro che, oppure il seme sono coloro che, cioè c'è qualcosa che non è perfettamente
conseguenziale con la parabola. E infatti noi queste due parti le presentiamo come due parabole diverse. Ma Gesù non ha mai spiegato le parabole. Le parabole non le, non, è un genere tipicamente semitico che deve essere lasciata così aperta e deve stupire. E lo stupore è ciò che permette di continuare a pensarci, di far crescere quella parabola dentro di noi. E quando la meditiamo, quando meditiamo le parabole con i bambini, lì noi dobbiamo stare molto, molto, molto attenti ad ascoltare tutte le possibili risonanze che la parabola ha. E vanno tutte bene, non possiamo dire. La parabola dell'amico insistente, io non dico ogni volta che la presento o che l'ho presentata, ma molto, molto spesso io l'ho meditata con i bambini in modo sempre diverso. Chi sono quei tre personaggi? Un amico che va da un amico perché è arrivato un amico. Chi è Dio tra quei tre personaggi? Può essere quello che c'ha i tre pani, può essere quello che sta fuori e bussa, può essere quello che è arrivato da un viaggio lontano. I bambini sono capaci di interpretare in un modo, in un modo, in un modo e con una certa logica, non illogicamente, dando motivi per cui Dio o Gesù non è sempre colui a cui chiediamo i tre pani. Ecco, dove la meditazione con i bambini arricchisce tutti. Allora, mancano 10 minuti, io finirei qui. Se Ti ci sono. faccio una domanda. Sì. Sì, chiudo il microfono così. Allora, due domande ti faccio. Una la pone Luca e chiede: le parabole si leggono ma non si spiegano, hai detto tu. Questo vale solo per il ruolo del catechista? Cioè è un'affermazione che vale solamente riguardo al catechista nei confronti dei bambini del catechismo, oppure è un assoluto? E poi io invece ti chiederei, ma Gesù in disparte spiegava loro ogni cosa? Allora, nulla riguarda soltanto i bambini del catechismo. Queste sono realtà fondamentali per tutti. Io personalmente, se medito e prego e leggo e rifletto su una parabola, non posso mai, mai pensare di averla compresa fino in fondo. Chi predica sulle parabole dovrebbe sempre, sempre non spiegarle, ma cercare di meditarci. Ma sempre dicendo, sempre esplicitando, può significare questo, può significare qualcos'altro. Ricordiamoci, la maggior parte delle parabole, la maggior parte, nei primi secoli, qui parlo come professoressa di storia del cristianesimo dei primi secoli, la parabola della pecorella perduta e ritrovata, la parabola della dramma perduta e ritrovata, la parabola del figlio al prodigo, fino a tutto il terzo, ma ancora al quarto secolo, erano interpretate come storia della salvezza. La pecora ritrovata e perduta è Adamo, è l'umanità. La moneta è l'umanità. La parabola del figlio al prodigo, il figlio al prodigo è Gesù. Il figlio al prodigo è Gesù.
che disperde tutto il patrimonio del padre con prostitute e in banchetti. Quindi, ecco, non siamo così sicuri quando pensiamo di aver capito qualcosa di una parabola. Quello che abbiamo capito sicuramente è giusto. Sicuramente va bene, ma non fermiamoci lì. Poi, quindi, non è perché siamo catechisti e lo facciamo con i bambini. Ecco, se c'è qualche sacerdote che ascolta, proprio chiederei con molta forza che non spieghi le parabole, cioè che non dia l'impressione quando si predica su una parabola di aver detto quello che significa. La parabola può significare, può. Poi, sì, in casa però spiegava, lì il verbo non è precisamente spiegava. Il verbo faceva l'esegesi, cioè approfondiva, interpretava. In casa su quelle parabole tornava a meditarci sopra, a ragionarci. Tornava a ragionarci, perché è proprio la metodologia della parabola, è una metodologia, se spiegare vuol dire definire, cioè dire adesso vi dico io che cosa volevo dire. Non è in questo senso. Adesso ragioniamoci insieme, tanto è vero che poi nessun evangelista ha riportato quello che Gesù avrebbe detto in casa. Quindi è proprio una ricerca che Gesù certamente avrà fatto con i suoi più vicini. Non parlava d'altro, non parlava d'altro. Di se stesso, del Padre, del Regno. È venuto a comunicare questi misteri. Non so se un pochino risposto, però non è troppo importante rispettare quel metodo, troppo importante, perché altrimenti veramente uccidiamo il mistero di Dio, cioè non è più mistero, e mistero mi pare che l'ho detto tante volte, non vuol dire qualcosa di chiuso. Impossibile vuol dire tutto un invito a entrarci dentro e a camminarci dentro il mistero, scoprendone sempre più cose. In fondo, anche nella liturgia, a seconda di come è accostata una parabola, a quale testo dell'Antico Testamento, a quale salmo, riceve una particolare luce che permette di avanzare in una particolare dimensione, direzione, accostata a un altro testo, a un altro momento, riceve una luce che fa camminare verso un'altra direzione. Le parabole sono aperte, sono completamente aperte. Ma aperte proprio perché ci si deve muovere dentro. Quelle due spiegazioni, chiamiamole così, che troviamo della parabola del seminatore, della parabola della zizzania, in fondo ci dicono che la primissima chiesa, la più antica, le prime comunità cristiane hanno capito che sulle parabole bisognava, che dentro le parabole bisognava entrare e si potevano ricavare tante cose. Quindi ci fa molto bene sapere che nei Vangeli ci stanno quelle due interpretazioni. Ci aiutano a capire che le parabole vanno interpretate, non definite. Bene. Bene, grazie. Allora, concludiamo per oggi, ci vediamo mercoledì prossimo. E,
Vi ricordo, se volete fare domande, potete scriverle in chat, indirizzandole a tutti, e le copiamo e poi Francesca comincia la prossima volta rispondendo a queste domande. Luca chiede ancora, dice: non ho capito bene l'interpretazione antica del figlio il prodigo come Gesù. Magari Francesca può dire un autore antico da leggere su questo, oppure un testo di riferimento senza Sì. No, no, rispiegarsi. no. Ma, la parabola del figlio prodigo è sempre stata letta da Ireneo, da Origene, come storia della salvezza. E siccome lì c'è scritto che il figlio era morto ed è tornato in vita, vedi questo tuo fratello, era morto ed è tornato in vita. Ha dato scandalo, perché ha disperso tutto con pubblicani. In fondo, come iniziano quelle parabole della misericordia in Luca? Gesù mangiava con i pubblicani e dava ascolto alle prostitute. E allora Gesù disse: peccatori, che cosa fanno? Come li accoglie il Padre? Ma in quella parabola si può vedere, non è detto che Gesù abbia voluto parlare di se stesso, però si può vedere anche un'allusione. A se stesso. Alcuni autori antichi l'hanno vista così. Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Va bene? È una possibilità. Non ci priviamo di queste possibilità. Entriamoci dentro e aiutiamoci a condividerle, approfondizzarle, approfondirle, a scartarle. Va bene, Bene. grazie di tutto e saluti cari a tutti. Grazie, allora ci vediamo mercoledì prossimo. Mercoledì, sì. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.